Parlo lontano. Buonasera a tutti, mm, che brutto suono. Eh sì, la, ci sono le casse che non Vediamo. funzionano. Dice Andrea che andrò a... Si sente meglio adesso? Da meno fastidio. Ecco, allora, buonasera e benvenuti a questo quinto e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze Arti Sorelle, Canova tra arte, musica e letteratura. Abbiamo eh, attraversato l'epoca di Canova cercando di eh, guardarla da diversi punti di vista, da diverse prospettive. Che facessero capire eh, quanto tutte le varie discipline le varie arti sono legate assieme indissolubilmente siano ehm, l'infa vitale per artisti eh, ricettivi come come è stato canova abbiamo anche capito eh, quello che era eh, l'entourage intellettuale culturale eh, nel quale l'artista si muoveva i suoi legami e a contorno appunto quali erano le varie manifestazioni artistiche nell'ambito musicale, del teatro, della letteratura, e tutte queste intersezioni ci, ci hanno restituito un quadro di straordinario fascino. A questo punto, con questo ultimo appuntamento, con uh, il professor uh, Fernando Rigonforte. Noi andiamo a toccare un po' quella che è la radice di questa fonte di ispirazione inesauribile, che è stata la classicità, per un artista come Canova e eh, per i suoi eh, colleghi. È veramente fastidioso questo, questo brutto suono. Mi sentite anche senza microfono? No. No. Ah, perché siamo anche collegati in streaming, quindi. Proseguiamo così. Allora, qualche parola, anche se credo non ce ne sarebbe bisogno, ma è, è doveroso anche per chi ci ascolta eh, da remoto, qualche parola sul nostro relato relatore di oggi, eh, Fernando Rigonforte, che ovviamente si è laureato e perfezionato all'Università di Padova con... Eh, alcuni dei più importanti studiosi e docenti di storia dell'arte Bettini Pallucchini Puppi ha svolto attività eh, presso il centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio di Vicenza è stato a lungo direttore del museo civico museo biblioteca archivio di Bassano del Grappa dal 1976 al 1983 eh, I suoi ambiti di elezione sono tantissimi, naturalmente Palladio a cui ha dedicato numerosissimi e importantissimi studi, ma anche eh, Jacopo Bassano eh, e la sua bottega fino ad arrivare a Canova, che eh, è uno degli amori, direi delle passioni di Fernando. Eh, forse il primo eh, grande impegno che lo ha visto su Canova è stato quando ha realizzato all'inizio degli anni Ottanta, se non sbaglio Fernando, la mostra dei disegni di Canova eh, che si è tenuta a Bassano, Milano e Londra, che è stato uno delle scintille no, che ha acceso anche la fortuna espositiva di questo, di questo maestro. Uh, è stato, oltre che direttore uh, di Bassano, è stato direttore dei musei uh, civici di Vicenza. Uh, inoltre si è occupato di uh, tantissimi aspetti, uh, tra i quali anche il restauro uh, come segretario dell'iniziativa Restituzioni di Banca Intesa, che continua tutt'oggi, che è una delle iniziative più importanti per il recupero e il restauro di importanti opere d'arte. Infine le pubblicazioni sono innumerevoli, inutile mettersi qua a ripercorrere, ricordo solamente l'ultima in, in ambito temporale, a meno che tu nel frattempo non ne abbia già pubblicata qualcun'altra mia insaputa, qualche inverno prima, bellissimo libro edito da Schierà, eh, giusto qualche mese fa o poco più. Eh, uno dei suoi terreni prediletti di indagine è l'iconografia sono l'iconografia e l'iconologia eh, e in questo caso appunto proprio anche eh, facendo leva su queste eh, discipline e su uno studio molto accurato della letteratura e della biblioteca di Antonio Canova che Fernando continua eh, a spogliare eh, e a eh, sondare senza, senza sosta, ci parlerà eh, delle fonti classiche, dell'eredità classica in Canova, in questo artista che in maniera direi assolutamente strabiliante e straordinariamente moderna ha fatto, eh, credo di non sbagliare a usare questo termine, eh, rivivere la classicità nei tempi moderni. Lascio la parola a Fernando Rigonforte e grazie per la tua eh, conferenza di stasera. Speriamo che devo trovare la distanza. Speriamo che si senta e che non ci siano. Sì, benissimo. Allora sto fermo. qui. Ecco, anch'io eh, devo il mio primo ringraziamento a Barbara Guidi eh, che ha voluto eh, introdurre così in maniera anche magniloquente la mia persona. Per questo invito, che è un invito prestigioso e per me gratificante, perché mi offre l'opportunità di associarmi a tutti coloro che stanno tributando i dovuti onori al genio di Canova. Io, appunto, devo moltissimo a Canova, perché grazie a Massimiliano Pavan, a Giulio Carlo Argan e a Franco Barbieri, siamo riusciti, partendo da questo istituto, a rimettere in orbita un genio tra i più grandi della storia dell'umanità. E cominciamo perché bisogna intendersi sempre sulle parole. Comincio con un'immagine che è molto nota nella parte sinistra, è l'emblema della bella mostra di Stefano Pagliantini che vi invito ad andare a vedere in biblioteca, ma di solito la si taglia e non si prende in considerazione quella rapido, schizzo accanto invece a un disegno piuttosto accurato di lui che sta disegnando studiando di una ballerina contemporanea vestita di pepli la quale all'antica la quale ha in mano e contempla ed è assorbita da un agalma cioè da un simulacro che sembra venire da lontanissimo che però per lei è tutto che è l'antico la presenza dell'antico un antico che è composito, perché ha due filoni, quello artistico, estetico, e quello letterario, culturale, che in canova hanno sempre una uguale valenza e una uguale importanza. Quindi, che cosa intendiamo per eredità? È, è un'entità uh, un che si riceve e che quasi sempre si trasmette diminuita, arricchita, modificata. È pur sempre il patrimonio come dono dei padri, patrimonio. Se l'erede trasmette i posteri, diventa a sua volta padre, come Canova fece con il classicismo antico, greco e romano, chiamato nuovo stile da loro e da noi neoclassicismo. Il classicismo, un termine esplosivo come termine bello, è un termine eh, di una che fa tremare le, le vene ai polsi. È l'eredità degli antichi rivisitata nel confronto con la natura presente e pulsante. Uno stile che sa parlare a chiunque in ogni età, universale perché va oltre il tempo e le circostanze il fondamento storico e naturale della ragione illuministica è proprio nell'epoca classica. D'altra parte, nel tergo comune, quando diciamo che nell'abbigliamento che abbiamo un capo classico, vuol dire che va bene per tutte le stagioni, va bene a tutte le età, che non passa di moda. Nel classicismo non è moda, è sostanza. E così una delle componenti che abbiamo qui uh, uh, di fronte è costituita dalla letteratura. Il Museo di Bassano non ha avuto dei grandi capolavori di marmo, che sono quelli ai quali Canova ha legato il suo nome. Ma ha ricevuto in eredità, selezionata e arricchita, un grande patrimonio librario dove c'è il classico, come anticipato la dottoressa Guidi. E che è un tesoro, una riserva, una, un deposito assolutamente inesauribile. Come è stato dimostrato dalla mostra e come si è molto speso Stefano Pagliantini, sono stati ehm, schedati fin dal 2007, un'opera proprio inevitabile, indispensabile, come la Biblioteca di Antonio Canova di Giuseppe Pavanello. 2.575 libri al momento della morte, più 303 editi dopo il 1822, perché sapete che il custode era l'abatto di Sartori Canova, che muore tantissimo dopo, mi pare il 49, no, muore il 22, quindi capite che è un'altra vita che si aggiunge a quella. Ebbene, Sartori Canova ha deciso di eh, lasciare questo tesoro, questo scrigno, al museo di Bassano. Insieme con tutta l'altra eredità intima, ne abbiamo visto una, quella degli album e dei disegni, che sono molto noti, e soprattutto quella delle lettere che stiamo lentamente pubblicando con il Comitato Nazionale per l'edizione di Canova. Eredità e patrimonio della nostra Biblioteca Bassanese, quindi per donazione. Purtroppo quello che non abbiamo sono due filoni. Cioè Sartori Canova e i dirigenti di Bassano hanno detto no, 2575 libri non ci stanno e hanno donato al nostro museo i libri con le illustrazioni, che sono i più pregevoli, i più rari, i più importanti, quelli che Canova consultava e che hanno spesso delle legature fantastiche. Quindi sono di per sé degli oggetti rarissimi, ben sconquassate. Spesso perché erano molto consultate. Ebbene, abbiamo due problemi riguardo a, queste, a questi libri. Il primo è che non sappiamo quasi mai il momento in cui l'esemplare è entrato nella biblioteca di Canova. E che qualche volta è importante, qualche volta no. Perché per testi importantissimi, noi sappiamo, ormai ve l'hanno detto in ogni conferenza, eh, Canova si faceva leggere e quindi, per il suo studio, che era un laboratorio di idee, prima che di plastica, eh, passavano di tutti e c'erano coloro che continuavano a leggere, molti libri glieli portavano e dopo lui li rincorreva, ci sono uh, proprio lettere, adesso io sto occupandomi del 1815, in cui segnala a Cicognara, a Selva, guarda che in vendita la tal biblioteca e andavano a comprare, perché certi libri li aveva in prestito, però non ne poteva fare a meno. E il secondo problema che è molto trascurato è quello delle traduzioni. Anche oggi io mi occuperò di traduzioni contemporanee. Ma quali sono le traduzioni che leggeva Canova? Voi sapete che si dice tradurre uguale tradire, perché ognuno traducendo la interpreta a suo modo. Lui conosceva abbastanza bene il latino, non conosceva il greco. Aveva l'abate Foschi, che era un uomo di una cultura immensa al quale lui eh, eh, proclamò sempre per tutta la vita una riconoscenza immensa. Quando l'abbate Koschi, vecchissimo, dovete andare a Palermo per ragioni di salute, lui lo mantenne sempre e qui vi do anch'io una mia eredità. Ricordatevi che Canova è uno dei pochi geni che è stato addirittura più grande come uomo che come artista. E per questo si è sempre, sta sempre stato da tutti amato, per le sue qualità morali. Ebbene, io ho avuto vari riscontri, e alcuni ve li farò toccare per mano, che c'è un grande divario. Ma purtroppo, i testi letterari, quelli senza illustrazioni, sono stati seminati un po' in giro. Sappiamo che un nucleo importantissimo è dai padri Cavanis, perché andare a vedere il libro che è usato da Canova può anche avere delle note. E Abbiamo soltanto i libri illustrati che sono ben 500 volumi, non è che siano pochi che abbiamo qua nei nostri cavò, ma gli altri, qualcuno sa, qualcuno salta fuori con dedica, per esempio alla Braidense, qualche altro, sapete, passavano, andavano a salutare la Battista di Canova anche lui molto vecchio, gli regalava questo, è di stato di canova, uno lo prendeva, non si lavava più le mani per 4-5 giorni perché aveva toccato una roba di canova, e quindi, però c'è questa dispersione. È un grande problema che noi dovremo affrontare insieme a un altro che vi mostrerò. Ora, siccome ho usato molto i colori, vedete che tutti i libri che incocceremo nel nostro percorso di oggi, che hanno la sigla PB, sono schedati da Giuseppe Pavanello. Quelli con la collocazione, in questo caso me ne sono capitati pochi, ma non sono pochi, sono della biblioteca di Bassano. Gli altri, invece, eh, ve lo dirò, sono perduti di qua e di là. Allora, procediamo e andremo, prenderemo dei campioni. Prenderemo sei, sei o sette campioni di opere di Canove. E ne vedremo la genesi in questo pendolo continuo tra esperienza artistica del passato e letteratura del passato, portata nel presente attraverso le traduzioni in un gioco di diapason che qualche volta, come nei laboratori di fisica, ci farà saltare sulla sedia. E cominciamo dai pugilatori. Allora, uno dei eh, fogli che appena arrivato qua mi hanno sempre commosso questo di un album l'album f f3 che vedete segnato in cui canova già ormai direttore dei musei di vaticani perché lui circolava andava non so alla mattina era in campidoglio il pomeriggio era in vaticano e non aveva né bicicletta né cavallo non lo so come, come facesse proprio faceva per ha rilevato sulla vostra destra un satiro che ehm, Sta sacrificando, poi fa un segno così e uno di qua e poi disegna due pancraziasti, cioè due lottatori a pugni. E annota, in un momento di sgomento e di compiacimento, su di una pattera. Le patere erano oh, delle, dei piatti da portata, su di una pattera al Museo Vaticano l'anno 1806, cioè più Dieci anni dopo che io avevo composto i miei Pugilatori, come dire: Ma cos'è successo? Io sapevo già prima di conoscere, come ci insegnava sempre Fabrizio De André, perché l'artista sa senza conoscere perché ha le antenne, sono una rincarnazione, è un fenomeno di metempsicosi. Ci sono arrivato e dopo trovo un'opera uh, un d'arte che ha già fatto che aveva già fatto molto prima e io non lo sapevo, quello che io spontaneamente, che cosa sono io un nuovo classico ormai era già famosissimo nel 1806 il che prima di tutto, lui che non era tutt'altro che superbo è sconcertato di questa sua capacità, quella capacità che fece esclamare a Isabella Teotocchi Albrizzi l'antico Canova il dotto scultore cioè la sua cultura lo faceva essere antico, un antico che è catapultato nel presente. Vediamo un momentino i nostri uh, il rilievo dei due pugilatori, scoprendo che non era una patera, era uno specchio. Come tutti quelli li abbiamo trovati, ringrazio la dottoressa Valeri, li abbiamo trovati ai musei vaticani, in una vetrina intera, in cui vedete questo. È quello che abbiamo rilevato che eh, erano lucidi, lucidi, si specchiavano di dietro, davanti, non avevano vetro e si specchiavano con il metallo. E quello vicino, eccolo qua, è quello col fauno che avete visto registrato uh, uh, lì poco prima. Allora, ecco qua. Che quali sono i due pugilatori? Vedete che lì eravamo nel 1806. Uno del 1765-1801 e, e uno proprio finito nel 1806. Cioè prende un entusiasmo tale per quello che ha trovato, che dice lo, lo perfeziono. Eh, e dice: Lo sappiamo, che la, eh, la fonte era una storia di Pausania. Pausania, eh, vedete, è del secondo secolo, eh, aveva fatto una pediegesi della Grecia e aveva raccontato questa storia che in uno dei giochi Nemei due pugilatori si erano sfidati, nessuno aveva vinto, un certo momento decidono un colpo solo per ciascuno. Però, però ad armi pari, se non che Damosseno, che è quello che avete alla vostra, che io ho la, che avete anche voi alla vostra destra, tira un colpo mancino e Pausania lo dice. Colpisce Creugante, gli fora la pancia, Creugante muore e i giudici incoronano Creugante, sebbene morto, al posto di quel traditore di Damosseno. Canova è sempre dalla parte dei perdenti, ricordatevelo, per quello è un grand'uomo. E vedete che in Pavanello c'è un Pausania, una grande traduzione. Qui vediamo il pugilatore Damosano con i suoi protettori di mano, che eh, e invece Creugante, molto più eh, imparziale, aveva levato, eccoli qua, quelle che si chiamavano le meliche, cioè questi guantoni eh, di cuoio, come è scritto qui, che vedete sono appoggiati a terra ai piedi di Creugante. Quindi, il conflitto non fu ad armi pari. E qui abbiamo un'altra che è stata fatta scoperta, che Canova da pochissimo, nel 1792-93, aveva acquisito questa nuova traduzione del desideri perché sempre Canova, prima di fare un'opera, si confronta con la letteratura, perché vuole fornire dei prodotti doc, vuol dire di origine controllata e controllabile, per cui avere un soggetto di origine antica era per loro il massimo del uh, spessore di un'opera. Se un'opera non è episodica, deve avere, come per l'aristocrazia, deve avere una genealogia profondissima che sta dietro alle tue spalle per essere di classe nobile e i suoi soggetti sono sempre nobili in quanto mitici. Altro esempio, paride. E qui avrete una sorpresa. Ho preso l'esempio del paride di Monaco, ce ne sono due, anche tre, volendo, che è esposto, appoggiato a un muro, ma insomma si riesce, queste sono fotografie mie vecchie, a vedere che il protagonista non è lui, ma è la mela che deve dare e fa cucù con la mano dietro per Un giorno, al, al Museo Nazionale Romano, a due passi fuori... La stazione Termini mi imbatto in questa statua. Questo gomito, questo gomito. Eccolo qua. Questo è il famosissimo principe ellenistico, che è stato, però, tenete presente, esposto lì una statua magnifica, alta due metri e otto centimetri. Qui vi mostro l'incisione del paride da dietro, perché da dietro non si può fotografare e vedete che. È un'incisione del testa. La sorpresa è come quella dello specchio. Questo è all'incontrario. E l'ho intitolato il prima del prima. Cioè, questa statua Canova non solo non l'ha mai vista, ma è stata scoperta sotto il Quirinale il 7 febbraio del 1885. Eppure la consonanza, la identificazione è totale. Guardate la mano, basta che vada là e gli metta la mela e abbiamo una equità e parità di forme assolutamente sconcertante. Questo Canova non poteva scrivere, non l'ho mai visto, che poveretto era già morto da 60 anni, ma per dire come era entrato nelle viscere della classicità. Altro esempio ancora, il primo, l'Euridice e l'Orfeo, questo grumo di imprinting che segnerà la vita del nostro artista per tutta... La sua durata. Euridice torna agli inferi, Orfeo si dispera perché si è girato a guardarla, rimangono così eh, esterrefatti, lui addirittura più sgomento dell'avvenire che lo attende che della disgrazia che gli sta capitando di non rivedere mai più l'amata. Canova talmente si identifica. Che per tutta la vita sarà un Cripto Orfeo. Nascosto lì, Orfeo ebbe un destino disgraziatissimo. Lui forse dentro di sé può darsi, certo che fu benedetto dal successo, perché non basta essere grandi, lui è stato grandissimo e celeberrimo, e questo è stato il suo, uh, il suo, la sua cifra. Allora, su quando lui scolpisce l'Orfeo, lui dice tutti. Cantavano, che farò senza Euridice? Dove andrò senza il mio ben? Che farò? Dove andrò? Che farò senza il mio ben? L'abbiamo visto e sentito nella settimana scorsa, che è il grande capolavoro di Gluck. Volendo, lui poteva verificare questi versi, perché come ha messo ben in evidenza Stefano Pagliantini, lui possedeva il libretto del librettista di Gluck che era Ranieri di Calzabigi possedeva, Pavanello la schedato alla numero 700 379, le poesie e le prose edite a Napoli proprio in quei, in quei frangenti lì, vedete che uh, lui se l'era procurato dopo aver scolpito l'Orfeo e le Oredizie per verificare che cosa stava accadendo e nei due mh, basi delle rocce scrive come non avrebbe mai più fatto, le fonti. Come dire, il pedigree di queste due immagini è questo, e che è quis et me miseram et perdi di Torfeo e aggiunge Virgilio, omnis fusus labor sotto Torfeo, perché sapete che lui scolpì prima Euridice e dopo, subito dopo a seguire scolpì anche l'Orfeo per i Falier qua ai Pradazzi d'Asolo e adesso sono all'Accademia e che è un'opera collaterale di Virgilio grandissima. Però tutti pensano, come insomma, vai subito all'Eneide, al Teatro Olimpico hanno scritto I clabor est Ocopus no, i clabor che è una frase dell'Eneide, non delle Georgiche, per dimostrare questo giovane ragazzo, perché era un giovane ragazzo veneziano, la sua anche proprio erudizione, fa il primo della classe. Scrive che cosa ha trovato, e guardate dopo o prima, quale quantità di opere lui aveva nel uh, di Virgilio, per cui le consultava tutte. Non aveva mai la sola opera dell'Eneide, ma le aveva tutte, quei bucoliche, georgiche, frammenti, pseudo Virgilio e avanti di questo passo. E tanto si portò dietro questo diciamo così enunciato di partenza della gioventù. E quando fu fatto marchese di Ischia nel 1815, dovette farsi uno stemma, ovviamente, che era obbligatorio, e che fece anche scolpire sulla sua tomba, in cui in greco, che nel frattempo aveva probabilmente imparato, mette la lira di Orfeo e il serpente che Punse e Uridice e la fece morire e decretò la sua disgrazia. Solo che questa volta i nomi sono addirittura in greco. Orfeu e Euridice sono in greco. Rivediamo queste immagini di colui che ormai deve guardare solo a se stesso e che è, diciamo così, proprio l'attonito spavento di quello che teme, di quello che sarà. Nova è rimasto sempre da sposare come Orfeo, e quindi fece una cesura in questo momento totale con il suo passato perché la lira di Orfeo e il serpente di Euridice sono la perfetta sintesi dell'armonia e della felicità e del veleno e del dolore che sono nel suo stemma. Altro passaggio, Teseo e il Minotauro. Questa è un'opera che viene quasi subito dopo e l'Orfeo le dice ed è un test meraviglioso per vedere quale rovello questo debuttante, perché lo era, era appena arrivato a Roma, eh, gli avevano commissionato um, eh, questa opera, non sapeva come farla, Falier lo consigliava sempre, se lo era visto debuttare, lo aveva fatto debuttare, e vedremo il tormento, i preliminari. Lui, queste sono parole sue, eh. ma poi ho pensato meglio che trattandosi di un gruppo, cioè di due persone unite insieme, non separate come Orfeo dice, sarebbe più il caso di farlo solo in gesso. Ha, gli è successo, eh, l, l, una delle opere migliori di Canova non è in armo e a Possagno è il Venere Adone. Eh, pure. Il gesso spero l'entrante settimana di fargliene una spedizione. Queste sono tutte lettere a Giuseppe Falier. Cioè dire te la mando, così vedi, così mi consigli. Purtroppo le lettere che Faliera ha scritto a Canova, al contrario, sono andate perdute. Perché si sono conservate quelle di Canova? Perché lui teneva già le minute. Queste di sua mano perché non aveva ancora segretari. Era un povero borsista spiazzato, no? Io in quel gesso che mettei sotto i punti, ormai i punti li conoscete benissimo, non. Di non, fa, pensai di non fargli il pugnale, vi ho evidenziato certe parole chiave che vada a toccare il terreno vicino alla metà del braccio dritto, come io chiamo il manico di quelle che spedì a vostra eccellenza all'eccellenza vostra. E vedete qui due gessi eh, che probabilmente non son, sono repliche, una è a Posagno e l'altra all'Accademia Tadolini per vedere come lui affronta questo problema che lo affascinava perché è l'eroe che uccide il mostro, cioè il mostro che è dentro di sé, che lo deve scannare, deve liberarsi da questo groviglio labirintico, di questa diciamo, sensibilità eccessiva che eh, purtroppo stigmatizza ogni artista. Ovidio Chio l'essi tradotto dice che Teseo punse, lacerò, e poi tagliò anche la testa al minotauro per cui io gli feci la spada e queste parole di Canova sono la fotografia del bozzetto che avete alla vostra sinistra cioè gli lo sta scannando però c'è un altro indizio io l'ho lessi tradotto cosa li avranno tradotto finché lui scolpiva o modellava quelli che stavano leggendo a Omero, a lui e qui purtroppo non ci vuole... Non avendo le lettere di Faliera dobbiamo immaginarci, ma Faliera dice a questo sbarbatello, vuole dirgli, ma guarda che Ovidio non ha scritto solo le Metamorfosi, perché con mia grande sorpresa quando mi occupai, io le Metamorfosi sono il mio libro, libro di Deceve, sono andato negli indici per cercare la parola Minotauro, e non c'è. Nelle, uh, nelle uh, Metamorfosi c'è scritto solo che dopo che Dedalo vi ebbe racchiuso la doppia figura di giovane toro, il mostro pasciuto due volte di sangue attico, la terza volta fu vinto dalla sorte e tirata ogni nove anni, che toccò a Teseo, Teseo andrò a Creta, eh, lo uccise, fece vela e se ne tornò. Ma la parola non c'è. <coughs> Macanova replica, Già che vostra eminenza eccellenza mi avvisò Farò guardare il testo di video e se vi andrà la clava, più volentieri gli farò quella che la spada, già che tengo ancora pietra. Cioè, Falia deve avergli detto: Guarda, che sbaglio a fargli la spada. Perché eh, il Minotauro fu ucciso con la clava da Teseo, ma lui, eh, nelle sue Metamorfosi, aveva una bibliotechina piccola, piccola. A un certo momento, scrive qualche un mese dopo. Ringrazio Vostra eccellenza, eccellenza dei versi di Ovidio, i quali mi servono molto volendo fare la clava a Teseo. Dico volendogliela fare perché il signor Hamilton, il grandissimo Hamilton, celebre pittore ed esattissimo in tale cose, mi consiglia di attaccarmi piuttosto alla spada che alla clava perché non si avesse da confondere con un Ercole giovane. Ed è cosa molto da osservarsi di evitare le confusioni. Quindi è lì in bilico sto poveretto. Per questo ho mostrato, mostro quell'immagine che vedete l'autoritratto con tutte quelle furie che gli stanno suggerendo uno. Lo, sembra una bistecca in bocca a due cani che lo stanno tirando. E uno gli dice spada e quell'altro gli dice bastone clava. E vedete che intanto nella biblioteca c'è la traduzione delle metamorfosi dell'Aguilara, c'è l'opera Omnia, dentro alla quale, opera Omnia, sicuramente c'era l'altra opera che Faliera aveva a riferimento e che dice a Canova, compratela, che sono quel libro delizioso che potrebbe essere il manifesto del femminismo, che sono le Eroides, che sono queste venti lettere. Inventate da Ovidio di 20 donne, 18 per la verità, abbandonate che scrivono all'amato, rinfacciandogli la colpa e inchiodandolo alle sue responsabilità. Una di queste è proprio di Arianna, che dopo che con quello che ha fatto si è vista abbandonare da Teseo in Asso, cioè nell'isola di Nasso, e questa è l'etimologia. Di questa strana nostra eh, espressione. Dove nell'eroide è scritto, per pugno immaginario di, uh, uh, di Arianna, se la tua mano Teseo, levatasi in alto, non avesse ucciso con la clava nodosa, l'essere in parte uomo e in parte toro, che era suo fratello, e se io non ti avessi dato quel filo per uscire dal labirinto, dove saresti tu? Che quando Lucidesti era così grande e mostruoso che coprì col suo corpo l'intera terra di Creta. E qui Canova, era appena stato a Napoli, aveva negli occhi questo strepitoso affresco conservato. Si, sì, ma aveva negli occhi anche molte immagini da vasi, come questi, che vedete, o in mosaici, in cui il nostro Teseo non ha la spada. Ma la clava. Ecco, Vostra Eccellenza gli scrive, ha fatto delle savissime riflessioni in rapporto all'arme che si dovrebbe porre a Teseo e senza dubbio mi appiglierò a quelle. Falier ha vinto e lui opta per questo. Diamo un'altra occhiata perché intanto era uscito un libro fondamentale in quattro volumi che Canova avrà solo nel 1813 costosissimo che gliele regalarò ed è quello che abbiamo noi ma circolava dappertutto in cui c'è un'incisione di un altro affresco di Ercolano in cui eh, le schede sono una meraviglia perché questa che era prodotto da questa accademia um, uh, ercolanense è eh, stampato a curo di Carlo III ovvio che era il patrono di tutto ma con degli apparati filologici e delle note Qui basta leggere, quindi avevano letto tutto, tutto, tutto quello che c'era di superstite del mondo antico e mettono, mettono come questo. Di solito è il Baiardi. La clava onde uccisi il Minotauro e dice di guardare Apollo d'Oro, dice anche di che Canova aveva nel suo, nella sua biblioteca. E ecco l'immagine stupenda dell'affresco, anche se molto restaurato. Vediamo qua in cui dice Ovidio fa dire alla stessa Arianna scrivendo a Teseo quindi capite che sono le lettere dell'eroide che nec tua mactasset nodoso stipite vuol dire con il bastone nodoso. E adesso guardiamocelo. L'immensa clava l'opera eh, al Victoria Victorian Albert Museum lui con la pacatezza classica che stupì tutti il filo, guardate come glielo fa lungo, perché esattamente come proprio fa un, diligentissimo, fa un diligentissimo compitino, il toro ucciso, eccolo qua. E poi abbattuto, coprì la terra di Creta. E tu invece, un cuore di ferro, non poteva essere trafitto dalle sue corda. Dovevo già capire che tu eri forte, ma eri un ingrato verso le donne. Anche se non ti riparavi, il tuo petto era il sicuro, il tuo petto d'acciaio ad Amas o Teseo, che vince la durezza delle scelte, e puntualissimo. Guardate Canova come modella questo torace. Era dall'epoca di Prassitele che non si vedevano cose del genere. E il toro sotto, e lui col suo petto inscalfibile E poi dice anche un'altra cosa a Faliere. Guardi che gli ho fatto anche a, a, a Minotauro una clava che io vi ho cercato lì. Perché si sa dalle fonti che il Minotauro si era difeso con la clava. Un altro passo importante: Perseo trionfante. Questo è stato il mio debutto in questa analisi filologica delle componenti letterarie e, ehm, e artistiche di Canova nella fortuna che Paolucci mi invitò ai Vaticani per vedere il restauro. Quindi erano lì che non capivano, non... eccolo qua, come era esposto prima. E qui c'è una testimonianza fondamentale per vedere quanto di vero e tante volte quanto c'è di errato nella storia di ciascuno. Allora, quando Canova espose il Perseo nel suo studio a Roma e tutti correvano, andavano a vederlo perché lui lo apriva, Aveva preso una didascalia, un foglietto che Cicognara si era annotato e che pubblicò nella sua Storia della Scultura, nel quale dice che si sa da Igino che aveva avuto una falce di diamante per tagliare la testa alla medusa e che questa falce si chiamava in una determinata maniera e che uh, Omero la chiamava arpe, e che invece il Suida. L'aveva chiamata puntata, puntato, sol, falcato, contello puntato, falcato e che quindi c'era questo dibattito su come chiamarla. Eccola qui, io l'ho fotografata finché la stavano restaurando, l'ho toccata, tagliava come un diamante, mi sono tagliato il dito e ha questo uncino. Guardate che c'è poco da filo, perché spade di questo tipo non si sono salvate, ma si è salvata la parola harpè, con lo spirito arpio, genera arpione. La nostra parola, che tutti capiscono cosa vuol dire, che serviva proprio per dilaniare, per agganciare. E di fatti, quello che ci lascia stupefatti è questo, che Igino, una delle pochi, che era famosissimo della mitologia strana, non c'è nella biblioteca di Canova. Allora qualche turno gliel'avrà suggerito, ma invece in Paro, c'è il Suida, il Suida è uno dei testi più rari di questo filologo esegeta della fine del primo millennio della corte di Bisanzio, che io non so veramente come e dove l'aveva. Era stato pubblicato a Cambridge da questo Custero con testo greco e latino e lui ce l'aveva. E poi c'è Apollodoro, il quale Apollodoro, che lui stranamente non nomina quasi mai, che invece è la sua fonte, lo posso e ve lo dimostro adesso in un secondo la fonte più appropriata nel quale dice che invece il berretto che ha in testa che dice ha una forma eh, come vedremo un po' strana eh, l'ha avuto insieme con eh, la spada da ermete che è una spada amantinen harpen quindi qua siamo sicuri dove non siamo sicuri è sul copricapo che ha dato molte Problemi. Volsi che ricevesse da Mercurio, cioè Ermete, i talari, cioè le scarpette, e le ali che egli poi pose sopra quell'elmo datogli da Plutone. Dunque lui avrebbe avuto un elmo e i, eh, i vari esempi sono, eccoli qua: questo è un affresco di Pompei. Guardate se non è quasi identico, che forse Canovo non aveva visto a quello che lo fa: la spada falcata, la medusa. Le, le, le alette sotto e sopra, qui è Minerva che gli dà la spada falcata, qui è Perseo che sta uccidendo un mostro marino alla falce per levargli gli occhi, ha le ali sopra e sotto. Ma invece voi sapete che vedi, Canova le ali ai piedi di Perseo non li fa, lui non li fa perché vuole dare una risposta al magnifico Apollo di Belvedere. Che era stato portato via, ma che sarebbe tornato, e che adesso è di fronte, perché lui entra in gara, in questo caso, con l'antico l'apollo pitico, il cosiddetto Apollo del Belvedere. Ma torniamo all'elmo. Allora, l'elmo di cuoio, Galea o il berretto frigio. Allora, un elmo che rendeva invisibile i nemici, dice Gino, che era fatto di cuoio che gli era stato dato da Ade Ade vuol dire che non si vede perché i rai dei morti che non si vedono alfa privativo Aidos, immagine ma qua i conti a me non tornavano perché non, non... invece Apollo d'Oro è perfetto avevo letto una traduzione di una mia carissima amica eccezionale ma che ha sbagliato perché dice il, il berretto di Ade mi vado a vedere il testo di greco e il problema si è risolto in un secondo perché Apollo d'oro dice, ten aidos Qinem, lo capisce anche il gatto, che Qinem ha dentro di sé la parola cane. Il cane è il, un animale sacro di Ade, come Cerbero, perché è un animale infernale, e quindi lui esattissimo gli fa questo spericolato berretto con le orecchie di cane, con le paragnatidi, vedete che vengono giù. Perché è una cine, è un elemento quindi fondamentale. E quando Cicognara lo vede, dice quell'elmo, che non è un elmo, che è un berretto che assomiglia a un berretto frigio e che ha quelle due strane orecchie, perché lui non si era andato a leggere. Deve, sì perché sono quelle del cane, e siccome il berretto è del cane, tale doveva essere. Altro passo avanti, amore e psiche giacenti. E qui voi sapete che il momento fondamentale dell'opera è che Psyche non aveva mai visto il suo amante amore, che pur frequentava, perché lui era invisibile, se non nel momento in cui le riporta il belletto di Proserpina, che era un castigo dato da Venere, madre di amore. Il belletto era un, un fard di Proserpina che lei mette dentro a una Pixis di Ciapuleglio, che vuol dire scatoletta. Voi avete sentito tante volte nominare le pissidi, che sono le scatolette dove si mettono le particole. Perché? Perché il legno di Bosso, Pixis vuol dire Bosso, è l'unico legno che non si parla, quindi non produce sportizia. E siccome Canova non leggeva solo i testi antichi, ma leggeva anche quelli recenti, come la traduzione del Firenzuola, che è dell'inizio del 500, che aveva in un'edizione del 1603 e che traduce e chiama quel vaso bossolo, perché deriva da Pixis, eh, che assomiglia al bossolo, lui gli fa questo. Ma un'altra scoperta che ho fatto, grazie a questi libri meravigliosi che abbiamo qua e qui, devo fare un trucco. Per portarvi a toccare con mano, devo rovesciare le immagini. Uno degli affreschi perduti di Ercolano mostra un fauno che sta baciando una ninfa. E' la prima volta che due corpi, in re, come gli, gli anelli che hanno due pietre incrociate, si incrociano e divergono in due diverse. Ecco da dove è venuta la scintilla di Canova: da questa immagine che lui aveva come sempre dai suoi libri. Altro passo, e qui abbiamo il più corposo di quello che ormai possiamo dire è il protagonista di questa, di questa conferenza, cioè la figura di Teseo. Teseo questa volta non più col minotauro, ma col centauro. All'epoca che Falier lo punzecchiava, gli aveva scritto, so che tale arma, la clava, è sempre stata portata dagli centauri e satiri, così anche avrebbe potuto essere pervenuta anche a quella di Teseo. Vediamo qui un'anfora vista a Firenze, quindi di sicuro la vista in basso. Alla vostra sinistra, in cui uh, Teseo combatte con i pugni uh, il centauro, ma invece in una che adesso è a Londra, che vedete sia da una parte che dall'altra, dove è scritto Teseo, Andromeda e, e Ippomene, e, e, scusate, Teseo, Ippomene e Pirito, invece lo combatte l'uno con la spada e l'altro con la clava, vedete qua che Teseu è scritto Teseus, lo combatte con la clava. E tutti i libri che aveva, due sono esposti, uno di sopra e uno giù, di questo uh, Hamilton, grandissimo uh, pittore e pubblicatore, noi stiamo adesso facendo una ricerca comparata, per vedere se nelle illustrazioni di questi libri, che sono quattro, grandi, enormi, delicatissimi da consultare, riusciamo a trovare, delle genesi di idee. Una l'ho trovata. Questo è Ercole, ma non importa, perché fa presto a diventare Teseo e, eh, con i centauri che lo stanno combattendo. Inoltre, altro libro fondamentale che il nostro eh, canova aveva è le antichità di Atene di Stuart e Revet, che le avevano rilevate nel 1683, vedete che è scritto, cioè prima che le navi di veneziane di Morosini avessero canoneggiato il Partenone, che dentro aveva una moschea, un deposito d'armi, facendo quel massacro che tutti sappiamo. Ed è quello che ha fatto scattare, cento anni dopo, eh, la voglia di andarsi a prendere le metope, eccole qua, adesso le vediamo, una e una due, di cui qui abbiamo i rilievi prima del danno. Voi direte, c'è poca differenza. Sì, però sapete, lo sconquasso è stato ugualmente tale. E lui aveva tutte queste immagini, i centauri in lotta con gli uomini. Poi era innamorato del centauro Furietti, scoperto da Furietti alla Villa Adriana di Tivoli, che è, lo vedete qui, che viene chiamato anche il centauro Ebro in due disegni in foglio, favolosi tra i più belli che abbiamo qui di Canova. Adesso vi punzecchio questa è la faccia del centauro Furietti da lui vedete ri, eh, rilevata e questo è un canova sul quale stiamo arrivando proviamo a rovesciarlo e vedete che la composizione è identica in più lui frequentava Pompei vedeva Ercolano e vedeva per esempio queste immagini di eh, il centauro Nesso che si inginocchia regando a Ercole di permettergli di traghettare la moglie Deianira di là dall'Averno. Oppure vede questi affreschi che sono ancora conservati, che può anche consultare sempre in uno dei suoi libri delle antichità, Pitture antiche di Ercolano. E qui, altra sorpresa, che adesso vediamo: guardate l'identità praticamente totale che c'è. Tra questo centauro che vedremo adesso intero e i corpi dei due centauri degli affreschi, oppure l'idea di appoggiare un ginocchio sopra la schiena, come nell'immenso capolavoro che abbiamo a Vienna, dove vedete che c'è Teseo che sta massacrando un centauro che loro in studio chiamavano Fereo e che invece sono riuscito a identificare come il centauro. Afareo, che è uno dei capi brigata della lotta, perché erano stati invitati alle nozze di Pirito con Ipodamia, loro si sono ubriacati e hanno tentato di rapire la sposa. Teseo viene chiamato in aiuto e gli spaccano la testa a tutti. Uno dei più bei passi della letteratura di tutti i tempi è questo groviglio di corpi, questa lotta, questo sangue, questo schizzar di cervelli, come viene descritto da Ovidio e guardate che si travasa tutto, per esempio in questi occhi furenti, vedete, nel uh, centauro tramazzato e ve lo faccio vedere in stampa da dietro perché, perché purtroppo una delle peggiori esposizioni di un'opera che si, si possa fare è fatta qua, perché è messo adesso sullo scalone del Kunsthistorisches Museum appoggiato al muro, per cui viene negato il concetto stesso di scultura. Perché la scultura ha tre dimensioni, quindi io devo girarci attorno per forza, se no ho soltanto una. La, la scultura non è un quadro che posso anche non andarlo a vedere dietro, è vero? Eccolo qua. E allora vedete che qui, il punto di raggiungimento dell'immagine che avevamo visto prima, è il punto in cui Canova sembra sfidare tutti che gli dicevano vogliamo vedere se sei capace. Di risolvere il problema, di innestare un torso di uomo su un corpo di cavallo. Perché qui entra prepotente la terza componente. La prima la di ispirazione è l'arte antica, la seconda è la letteratura e la terza, inobliabile, è la natura. E Canova non fa molti animali, ma quelle volte che li fa, li fa strepitosi, soprattutto il cavallo. E qui una nota rapidissima. Quest'opera, acquistata da Francesco I di Austria e portata a Lond a, Rom, a Vienna, dove fece il Teseum, che dopo lo hanno levato per portarlo in museo, era lì dal 1804. Allora, adesso vi procuro uno shock. Di quasi tutti gli artisti che evolvono e cambiano il loro modo di esprimersi nella vita, sappiamo subito distinguere le opere giovanili dalle opere senili. Canova cerca e tende invece tutta la vita a un rendimento standard, altissimo, metatemporale, altro che il metaverso. Per cui, se non ci fossero tutte queste quantità di documenti, diventeremmo matti a datarle. Ma poi cosa le ha dati? Dal 1804 al 1819 sono 15 anni, abbondanti. Lui sarebbe migliorato di tecnica, sarebbe migliorato di composizione, ma la sua unica volontà era quella di rendere. Queste statue che pesano 20, 30, 40 tonnellate con l'abilità suprema di togliere peso al marmo. E di fatti vedete: se prendo la pietà di Michelangelo del Vaticana e quella Rondanini, c'è un abisso. Se prendo un Cristo di eh, questo fuori di, eh, di Angarano e lo confronto con quello di Oxford, vedete che c'è un abisso. In Canova, no, tra l'Orfeo e il Teseo c'è pochissima non deve esserci differenza perché lui scolpisce per essere classico cioè per andare oltre il tempo mettere tra parentesi il tempo però si immerge anche nella natura nella natura presente per riportare a vera vita la lezione classica del passato per fare quel centauro fece una cosa che è meglio che non la diciamo agli animalisti perché ha fatto sparare un colpo di pistola nella testa di un cavallo e ha messo il gesso nel cavallo agonizzante per ritrarlo. E vedete che la postura è praticamente identica. Ma quello che non abbiamo, che abbiamo trascurato, è che nella sua biblioteca, questo lo sto cercando con tutte le mie forze, ma non lo trovo. aveva un trattato di veterinaria del Trutta, Giambattista Trutta trattato di veterinaria perché anche lì era scritta una cosa che tutti loro sapevano perché frequentavano i cavalli come noi frequentiamo le automobili che un cavallo nel momento in cui sta per morire eccolo qua essergli spaccata la testa quando avverte i suoi ultimi istanti evacua spontaneamente quindi anche lo seno diventa classico in canova, sicuro lui che gli antichi dicevano Naturalia non sunt turbia. Altro passo avanti che porta una tale conoscenza equina che lui, quando deve scolpire il suo cavallo colossale, il secondo. Dopo quello di Carlo III, per il figlio Ferdinando I di Napoli, dice: che sì, Non voglio essere superbo, ma mi è riuscito meglio di quell'altro. E l'avevamo qua, lo vedete in basso, già avviato al miglio verde prima di essere sezionato. Vediamo la testa che riprende le teste antiche, la testa di Donatello, la cosiddetta testa Carafa e le altre teste. Modello di cavallo colossale che era è in parte al museo di Bassano qui lui ha un altro trattato il trattato di Dijsenberg, un generale di cavalleria il quale aveva pubblicato queste tavole um, bellissimo e il frontespizio è dedicato a questo che secondo lui è il più bel cavallo che esiste che è un, uno stallone arabo che si chiamava Favori e ha una devise cioè un motto la bride è ma vertu e puntualmente Canosa cosa fa? Il cavallo è tutto nella sua destrezza formale, nudo e integrale, come era Teseo, che per nascondere la sua nudità non aveva trovato il meglio che mettersi l'elmo, e non era cambiato niente, e lui a questo cavallo mette un accessorio estraneo, uno solo, la briglia. Eccola qua, perché il morso è la virtù del cavallo. Quindi da sempre un cavallo deve avere in bocca il morso. Altro passo avanti, siamo quasi alla fine, gli elmi araldici, gli elmi che non tolgono la nudità. Il primo partiamo proprio da Teseo. Teseo che si diceva era figlio di Egeo, ma non era vero perché era figlio di Plutone. E quando, magari ve lo leggerete a casa, perché questa conferenza è fatta proprio perché se avete voglia le riascoltate. In streaming, e leggete anche le parti sulle quali io sono scivolato: Teseo, dovendo recuperare un anello, fu salvato dai delfini. Allora, per far capire che Teseo è nobilissimo, figlio di un dio, cosa gli metto su questo elmo araldico e vessillifero, da una parte e dall'altra? Gli metto un velocissimo delfino, anche da quando lo disegna, non trascura. Questo perché nel dettaglio è proprio, diciamo così, il rivelatore del, uh, uh, della volontà di squalificare. D'altra parte, sapete, tutti quando, il povero Teotocchi e Albizzi, quando si vede arrivare la testa di Elena, che tutti dicevano è meravigliosa se la vide arrivare con l'uovo ledeo in testa, cioè con l'uovo di Leda. Ma siamo matti, ma era per far sapere che quella non era né Clio, né Calliope, né la Musa, era Elena, cioè la figlia di Leida, la sorella dei Dioscuri, che qui vediamo, che hanno sempre un uovo in testa. I Dioscuri hanno anche un mantelletto, che c'è un, un passo del satirico di Petranio che è stupendo, un pantomimo, arrivano e hanno sempre questo mantelletto e dicono, perché sapete il resto del pe della pelle dell'uovo che, che ci siamo portati quando siamo usciti dalle uova? di Leda. Vi faccio vedere quante. Uh, questa cosa colpiva moltissimo la nascita di Leda da un uovo era pieno uh, la, la storia ceramica, e Canova forse, ha visto anche gli affreschi di Fratta Polesine del giallo fiorentino. Qui vedete che Leda genera quattro uova, due Clitennestra Elena e due Castore e Polluce per farla breve. <coughs> la stessa cosa fa per i due grandi eroi approdati a Venezia nel 24-25, visti da Francesco I, che per far sapere la loro origine, la loro, le loro Aitia si chiamano, marchia l'elmo con la loro origine. Una è il ratto di Ganimede, perché Ettore discende da, eh, ovviamente è il figlio di Priamo, Priamo è il nipote di Ganimede, rapito da Zeus. E invece eh, eh, Aiace, che è di origine di Argo del Peloponneso, fa vedere Ercole con il leone Nemeo, perché Canova sapeva benissimo che il nome di Aiace gliele aveva dato Ercole e che anzi Ercole, per farlo diventare forte, lo aveva avvolto nella pelle del leone. Pensate a quale accuratezza erano, arri era arrivata la scienza di Canova. E lo stesso fa per Giorgio IV. Non vi mostro il ritratto di Giorgio IV per indurvi a salire in mostra e rivederlo, quello stupendo ritratto che è fuori in quel laboratorio di conoscenza eccellente in tempo rebelli, che sono riusciti a mettere su nelle sale superiori e che ha il successo che eh, si merita. Dove vedete che invece c'è il leone rampante, che è da una parte e dall'altra, eccolo qua, che è il leone d'Inghilterra affrontato al attualissimo al eh, Lio della Scozia e Marte ha sempre la sua asta che questa volta termina con una lancia perché è un ercole è un marte pacificato invece quando aveva fatto Napoleone pacificatore gli aveva messo l'asta perché Marte non può stare senza asta, ma l'aveva fatta terminare con una specie di scettro perché qui in questo momento se è pacifico non ammazza nessuno. Stiamo arrivando alla fine perché ci rendiamo conto che con l'opera più astrusa, più bizzarra che poteva sognarsi Canova per gratificare Giorgio IV e che a Giorgio IV giunse quando Canova era già morto e volevano mettergli mano e gli ho detto datemela com'è non finitela perché tanto la testa l'ha finita a me basta quello e che è a Buckingham Palace eccola qua, che è la Dirce e qui dice ho fatto una baccante sdraiata che ho chiamato Dirce che era una nutrice di bacco appoggiata su una cista o paniere e i suoi esegeti Cicognara e Missilini le identificano esattamente come cista Mistica erano le ceste che le baccanti invasate entusiaste portavano piene di serpenti perché lui sa anche questo: che dirce una fonte e che presidia una uh, che è presidiata da un uh, serpente. Se leggete la follia che viene dalle ninfe di Calasso, forse una delle sue più belle operette, vedrete che è spiegato tutto. Pensate che questa cista. Che è fatta di vimini perché dentro ci sono i serpenti, se non muoiono soffocati, ecco. Viene chiamata nel sito del Buckingham Palace un alveare, non hanno neanche, si sono neanche scomodati a leggere Canova e i suoi biografi. Come farebbero le api andare dentro non si capisce. Ma quello che per noi è importante è che ora, d'ora in poi, come ha notato bene Pavanello, farà canova preferibilmente opere sdraiate cioè si sta come sciogliendo qualche cosa abbandona la figura stante che è più autorevole più impositiva con queste figure sfuggenti dirce è una fonte quindi vedete cos'è quel peplo appoggiato su una pelle di lince dice lui questo contrasto tessuto pelo carne con dirce, noi capiamo che nell'ultima fase di Canova molto si andava liquefacendo nelle sue forme così fluenti, una forma fluence, dove si scioglie e si stempera la solidità oggettiva del classicismo, anche scientifico, a favore di un soggettivismo interiore. Dopo aver osservato Canova, come sempre, aveva verificato come si dovevano fare le sistemistiche. Eccole qua, questa è quella particolare che c'è proprio nel rapimento, nell'uccisione di Dirce che si trova al museo di Napoli. Tenete occhio il cane, mi raccomando, che stiamo finendo. E poi si trovavano nel fauno rosso. Guardate, che è copiata tale e quale, per non sbagliare, un fauno trovato. Restaurato, va trovato a Villa Adriana, donato da Clemente XIII Rezzonico ai musei capitolini e poi in vari molteplici sarcofagi. Vedete, questo è un rito bacchico dove vedete un fauno che ha la sua cista mistica portata dalle vacanze e salta fuori il serpente velenoso, il serpente di Euridice. E dopo, altra scoperta. Abbiamo contato una trentina di trattati e cataloghi numismatici nella nostra biblioteca perché Sartori Canova era un maniaco di eh, monete e proprio qualche volta, non dico rubava, ma si faceva la mancetta per andare a comprare queste monete. Quindi Canova e il fratello vedevano e conoscevano benissimo le cosiddette cistofore, che sono delle monete. Um, Tetradramme della Lidia, in cui vedete che c'è la cista con il serpente, dura fino a Augusto, in cui questa qua con la Pax ha la cista, con che viene fuori il serpente. Quindi filologicamente nessuno può dirgli nulla. Il passo però che più importa è proprio questa fluenza. Vedete che nella naiade che aveva già fatto per Giorgio IV e che gli costa l'altra, la dirce la Nayade con Ramolino appena ridesta, capiamo benissimo che la soggettività interiorizzante, emotiva e personale dà adito all'introduzione di un concetto completamente nuovo, che è quello del sublime, che sarà romantico, cioè trovarmi di fronte a qualche cosa che mi toglie la parola, ineffabile. Vuol dire che non si riesce a pronunciare il verbo forfaris vuol dire parlare, non riesco a parlare, dalla stupefazione. Questo qua, qua sembra di sentire il mormorio, no? Per cui di fronte al sublime, io ho cosa? Ho una forma di sgomento perché il sublime è un cortocircuito che va dalla vetta all'abisso, è una scarica elettrica che ti paralizza e gli ossimori i quali gioca sempre Canova, cioè il contrario del contrario, ti portano di fronte a questa naiade liquida che ti viene voglia di toccare, ma sai che puoi solo guardarla, per carità, sono rombo di neve, ghiaccio rovente, schianto silente e se arriva poi la Maddalena, dolore gaudioso e peccato incolpevole. È la ragione illuminista che si sta sfaldando verso l'interiorità soggettivistica. Ma signori cari, ci dimentichiamo tutti che tutti quanti abbiamo letto che nel 1811 eh, esce un'opera inglese di una grandissima eh, scrittrice come Jean Austin che si chiama Ragione e sentimento. E poco dopo c'è Orgoglio e pregiudizio. E le cose si sovrappongono perché veramente tu se tieni. E anche dopo la morte di Canova, quell'altra eh, ninfa che si trova esposta al Victoria in Albert dimostra e conferma proprio eh, questo. Eccola qua. Con questa sensualità che eh, veramente sgomenta. E il passo per l'ultimo appuntamento è fatto. L'endimione che per me... È l'ultima opera di Canova compiuta completamente, ma è anche il vertice, perché qui, avendo aperto uno spiraglio nello storicismo della, della ragione, si può insinuare nel sublime la poesia, che sarà quella di Leopardi. Partiamo dalla filologia. Canova, come prescrivono tutti questi argomenti che potrete leggere, aveva due possibilità. Si era sognato di fare un uomo, questa volta sdraiato. Ho eseguito il modello naturale di un endimione dormiente con la clamide sopra un masso e quei due giavellotti che sembrano uscirgli di mano. Secondo la descrizione di Luciano nel suo dialogo dell'astronomia, qui prende una cantonata perché non è nell'astronomia, ma nei dialoghi degli dei, che Luciano dedicherà una pagina che adesso leggeremo. Perché lui poteva farlo, Indimione, o pastore, dice il mito, e allora gli avrebbe fatto il bastone, o cacciatore. Siccome è visitato dalla luna, che lo ama, ovviamente la caccia è più nobilitante, è più aristocratizzante. E vedete che poi tutti dicono, guardate che Indimione non dorme, sta per prendere sonno, va cioè avviandosi verso quella dimensione di perdita del tempo e dello spazio in cui la ragione deve lasciare posto ai sensi. Finché si dorme non si ragiona, si percepisce nella sua globalità e soltanto. Perché Canova l'aveva talmente studiato questo passaggio nei testi antichi che aveva passato sia nelle illustrazioni del suo libro che adesso lo aveva dopo il 1813, che negli affreschi aveva sempre visto Selene, la luna, che arrivava con l'amorino e trovava il cacciatore che ha due lance. Era così nei sarcofagi perché gli ingredienti sono sempre tre: Endimione, cacciatore, il cane e Selene. Due giavellotti perché? Uno per lanciare e dopo per difendersi se per caso la vittima, la preda, non è stata colpita. Perché un cacciatore non è così stupido di privarsi di un'arma sola, e quindi filologicamente e teoricamente è perfetto. In un solo caso, nel grande rilievo che vedete qua, scusate che qua si è mosso. La Luna è assente. È la scelta vincente e fondamentale di Canova, che in questi tre elementi sembra volerne eliminare uno. Tiene in dimione, tiene il suo cagnetto, un cacciatore non può stare senza cane e la luna, credo, in anticipo sull'arte contemporanea, è l'artista che ha saputo fare dell'assente e del vuoto un segno d'arte. Dal selene devo immaginarmela. Questo non è più classico o neoclassico, è tutta un'altra cosa. E lo vediamo poi che quest'uomo è Completamente irrorato dalla luce della luna, che c'è, non è che non ci sia perché ce lo dice il cane, il cane fremente che sente uno spostamento di foglia, una, uh, uh, un rumore sul suolo, un sospiro e freme tutto perché un cane della miglior razza che io ho identificato con un cirneco dell'etna, che è un cane versatile, che è da punta da ferma, da riporto e da pelo cerbiatti, cinghiali conigli e da penne fagiani e pernici per cui è il concentrato più degno per alludere e far sapere che esiste la Luna e qui uh, mi sono messo a, uh, di buon uh, punto e concludo due minuti perché questo creato stupendo, è ottenuto molto probabilmente con la tecnica dell'encausto, il circumlitio ganosis, cioè spalmare la cera e cuocerla per dare il senso del liquido. Ma perché? Perché la credenza medievale diceva che la luna visita la terra sotto forma di rugiada, figurarsi il suo amante, perché la rugiada risiede nella luna e quando la luna passa, riversa tutte le sue gocce scintillanti della sua castità negata. Ma questa volta, quest'uomo che non dorme, ma si sta addormentando perché vorrebbe vedere la luna, ma gli dei gli hanno detto che se vuole restare bello dovrà per sempre dormire e non vedere la sua amante, riproduce perfettamente quello che scrive stupendamente. Luciano, lasciatemi questi due minuti. Afrodite aveva scoperto che anche la luna, col suo voto di castità, aveva ceduto. E tu non fermi il tuo cocchio e vai a vederlo alla ghiaccio, cioè sotto la rugiada. E lei dice, a me, o Afrodite, sembra molto bello, specialmente quando, distesa la clamide sulla roccia, dorme dalla mano sinistra, lascia ormai scivolare a terra le frecce mentre la destra piegata verso l'alto intorno al capo gli incornicia deliziosamente il volto ed egli abbandonato nel sonno respira con il suo respiro d'Ambrosia. Allora io scendo senza far rumore, camminando in punta dei piedi perché non si svegli di soprassalto e lo sai che bisogno ho di dirti il resto, ma questo sì che io muoio d'amore e l'assenza della luna è tutta qua in un corpo che è già notte. Quindi possiamo dire che la luna è nella notte della notte di Endimione, sonno e solitudine insieme, separati per sempre. Lei che lo pervade di questa sua rugiada, perché è un bellissimo giovane immerso in un tempo sospeso che è paragonabile all'infinito. Endimione è nell'infinito, come nell'infinito cielo è la nostra luna, che polverizza il concetto stesso di durata. È un'opera senza durata. Salutiamolo dopo aver visto i libri che Canova leggeva e in questo rorido sembiante sprofondiamo anche noi nell'abisso di una vetta dell'arte come anticipo di eternità. Sprofondiamo in un volto dormiente in attesa perpetua del bacio interminabile della luna assente che non sveglierà mai l'immobile cacciatore endimione. Direi che un'ovazione un in piena regola questa. No, io devo dire, beh, allora, grazie Fernando perché questo fiume di, di informazioni incredibili ha acceso più di una scintilla, chiaramente. Eh, per eh, aiutarci a guardare tante cose che magari anzi guardiamo, ma non vediamo. No? È, è importantissima questa operazione di scavo, che credo ti sia costata tantissimo e lavoro e abbiamo molto ancora da fare. Eh sì, ma questo, questo è il bello, no? ma è un po', un po' come Canova, che comunque, comunque lavorava. lavorava eh, per scavo, improfondando in, 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 in profondità e questa sua sete di sapere perenne, no? fin dagli anni della giovinezza, che non si è mai, si è mai dissetata, cioè lui fino all'ultimo ha studiato, fino all'ultimo ha letto, fino all'ultimo ha guardato no? alle fonti, no? eh, è proprio quasi, ricorda il motto di Socrate, no? quindi c'è questa grande modestia e questo eh, sapere di non sapere mai abbastanza interessantissimo questa, questo sguardo su questa questa finestra che ha aperto su questa cultura strepitosa che ha che ha canova che è una cultura da erudito ma un erudito intelligente perché canova è, è un gigante perché io credo abbia avuto un'intelligenza eh, anzi un'intelligenza sensibile una sensibilità intelligente che sono sono doti ass assolutamente rare perché mh, conoscere, essere eruditi e basta, ma mh, privi di quella che è l'intelligenza e la sensibilità non porterebbe mai a risultati di questo tipo. Io forse non sono concordissima su ehm, quello che hai detto rispetto all'evoluzione stilistica di Canova, cioè eh, sicuramente è molto meno percepibile di quello che ci hai fatto vedere in uno Jacopo Bassano che. Uh, attraversa più vite nella sua vita dal punto di vista stilistico, ma c'è da tener conto anche che in Canova uh, c'era il concetto della tecnica e della realizzazione per mano anche di numerosi collaboratori, no? e di per sé anche la scultura è effettivamente insomma, un campo molto, molto, molto diverso. Quindi, Forse non sono d'accordissimo su, su quello. Non guarda bene sì. con che immagini ho concluso. <ride> sì, sì, ma un'altra un <ride> cosa, un cosa che mi è piaciuto, poi concludo, è questo, questo classicismo. Che tu giustamente dici no, questa tensione al creare un qualcosa che è, un fuori, da, che è fuori dal tempo, no? ma nello stesso tempo c'è questa tensione alla natura e c'è anche un'attenzione alla contemporaneità. Per cui mi viene da pensare no, a Baudelaire, faccio un salto in avanti, quando diceva che eh, la bellezza si compone di due metà, una è eterna e l'altra è contingente. No? E allora io vi invito a riguardare o ad andare a guardare, se non siete stati su in mostra, un'opera come Il Marte Venere fatto per Giorgio IV d'Inghilterra e noterete che quel bellissimo Marte ha dei grandi basettoni. Che sono un modo di portare ovviamente la, la capigliatura e le basette assolutamente alla moda con il tempo, e non è l'unica scultura. Quindi è molto sottile, molto attento, è tutto molto equilibrato in Canova, ma appunto c'è sempre un essere in ogni caso del proprio tempo. Grazie, Fernando, grazie, grazie, grazie mille. Tardi, so che eh, il banco.